Coach Davide Olive, allora ci parli di questa gara. Ma credo che sia stata una bella partita, credo anche con un bel clima playoff, dei contatti e della qualità del gioco. Purtroppo quando abbiamo messo il naso avanti e siamo andati sopra di 7 punti, abbiamo concesso con troppa facilità in quel momento il rientro di Caserta. Quando dai quella possibilità a una squadra di questo livello, con tanti pochi da fuoco, è chiaro che poi loro hanno preso fiducia, ci hanno creduto, hanno trovato le buone risorse anche dalla panchina e hanno messo il muso avanti grazie a due tre canestri da lunga distanza. Coach Sergio Luise, allora parlaci di questa gara. È una vittoria molto molto importante, perché questa è una vittoria di una squadra matura. Matura perché non era facile venire qua a giocare punto a punto, andare sotto più di una volta, anche di 5, 6, 7 punti, recuperare e andare sopra, essere raggiunti. Quindi soltanto una squadra che è consapevole dei propri mezzi riesce a mantenere la concentrazione per 40 minuti e non lasciarsi andare, ecco, quando è andata sotto. Sapevamo di incontrare una squadra che faceva del gioco sotto canestro la propria caratteristica migliore, infatti abbiamo sofferto. Quando però nell'ultimo quarto abbiamo aggiustato alcune cose, siamo riusciti a limitarli, a recuperare anche più palloni e andare in contropiede, cosa che era l'obiettivo principale di questa partita per quanto riguarda l'attacco. Ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato che tutti possono essere importanti e decisivi in questa squadra. A turno, ogni partita riusciamo ad avere protagonisti diversi. Questo mi rende contento, perché vuol dire che in settimana lavoriamo bene e ripaga anche dell'impegno che mettono i ragazzi giorno dopo giorno. Anche questa settimana non abbiamo avuto tutti, anzi abbiamo avuto dei problemi con la febbre, alcuni piccoli infortuni, però quando c'è da stringere e da mettere tutto quello che si ha in mezzo al campo, i ragazzi rispondono sempre così. Grazie coach. Capitano Biagio Sergio, parlaci di questa partita. Beh, è stata una partita dura che siamo riusciti a portare a casa solo in minuti finali. Taranto è una squadra di tutto rispetto, con giocatori di categoria che soprattutto nel quintetto aveva grande talento, però con le rotazioni e l'intensità che abbiamo mantenuto fino alla fine siamo riusciti a portare a casa i due punti. Secondo me è una vittoria importante, perché oggi come oggi le vittorie fuori casa valgono doppio, quindi staremo a vedere poi i vantaggi che ci dà in classifica.